saluto a tutti e benvenuti sul canale del Club della Scommessa in compagnia di Poker Probat e di Betrace. K, mano massimizzabile, due fold. Vediamo che se riusciamo a ricavare da questa mano. Sempre se riusciamo a ricavare qualcosa. Ok, 100 denti. E bel K nei denti, eh? Che facciamo? È cercato? Sì. Hai regalato una carta? No. Non è da te. Non è da te. È troppo buona la carta. Good luck. Questo 7-2 che facciamo? Call. Vai. Settato. Un paio di niente. Molto poco. Mamma mia. KK, che facciamo? Un 4 bui di rilancio, andiamo sui 1004. I bui sono 3,50, 175, ante 35. Pivolo folda, Alex folda, good luck folda, 100 denti. Fa un call, no! E guarda caso, asso al flop. 3 quarti di piatto, quello c'ha 7000. Sicuramente se ha l'asso farà l'all-in, altrimenti folderà. Cioè queste sono le... c'ha l'asso. All'asso. Perché aveva 7000 fish, non ti viene a vedere tutte quelle fish senza niente, capito? Cioè questa è la grandissima sfiga di quando c'ha il KK, QQ, che patapam, ti esce l'asso al flop. Oh, sono 5000 fish. Sì, va. C'ha l'asso. Metti il K. Betrace ha avuto, siccome non capisce le cose. Asso dama, siamo da piccolo buio contro pivolo, ci troviamo 4 bui di rilancio, vediamo se pivolo decide di collare. Ha fatto call, flop mancato, speriamo che pivolo non ha legato niente, altrimenti perfetto, abbiamo ricavato 2000 fish più l'ante. Di nuovo asso dama. E chi ti credi adesso? Vai, 4 bui? 4 bui per Betrace. Ah, l'ha già fatto spada di pesce. Rilanciamo per 4. E spada di pesce si spaventa praticamente. Terrorizzato folda. Ah, 10-10. Che fa? Procediamo subito con un rilancio di 4 bui. Abbiamo due fold, con Yak lo stesso fold, 100 denti, che cosa faccio? 2 denti? 100 denti, decido di foldare, ok. Il torneo è abbastanza avanti, sono rimasti 60 giocatori,
30, di cui 30 vanno a premio. Noi siamo in 13ª posizione. Naturalmente in gioco è rimasto Betraze. Poker Probat ci ha lasciato ha lasciato il tavolo a metà torneo con una coppia di dama in mano, scoppiato da una doppia coppia Jack e 8. Il solito Betraze, che è un giocatore molto aggressivo, riesce sempre a spuntarlo in queste situazioni. Molto bravo. Aggredisce ancora con 8-9 da piccolo buio. Pivolo, che ha uno stack molto più piccolo di Betraze, non se la sente di rischiare, anche perché ci stiamo avvicinando ai premi. Un'altra ottima mano, stiamo grande buio. Primi due foldano. Da bottone c'è un rilancio di un buio. Vediamo un po', sicuramente adesso Betraze un call da 100 denti da piccolo buio. Betraze rilancia di tre bui per vedere che cosa, come rispondono i due giocatori che hanno rilanciato. E naturalmente nessuno se la sente di andare a puntare 5.000 fish. Ancora un rilancio con 8-8. Sono 4 bui, dunque ha fatto praticamente un rilancio del doppio del rilancio di Alex. Siamo andati a 4 bui. Sicuramente Pivolo lascerà il piatto e Alex si limiterà soltanto a foldare. Abbiamo una mano molto scomoda, una mano molto scomoda, perché abbiamo tre carte di picche. Noi abbiamo comunque un 8 di picche e c'è il Jack che potrebbe rubarci la top pair. È andata bene. Saliamo a 40.000, settima posizione come stack. È uscito un altro giocatore e mancano 25 giocatori per la bolla. Siamo arrivati alla nostra pausa. Interrompiamo qua questo video e ci vediamo al prossimo. Un saluto da Poker Probat e da Betraze. Ciao.